Buonasera, buonasera di nuovo. Come vi avevo preannunciato nella presentazione del palinsesto, questa puntata è una, diciamo, un numero zero di una nuova rubrica. Intanto vi presento il nostro ospite che è Luca Pardi. Luca Pardi, già lo abbiamo avuto ospite. Buonasera Luca. Buonasera a Già lo voi. abbiamo avuto ospite, di Libri TV, uno spazio che sarà appunto una nuova rubrica nel palinsesto di Libri TV. Con una certa difficoltà cercheremo di dargli certamente una certa cadenza fissa. Adesso studiamo un pochino bene i tempi, e questo è uno spazio dedicato all'associazione Rientro Dolce, appunto lo chiameremo Spazio Rientro Dolce. E quindi abbiamo con noi, appunto, per parlare di questa associazione radicale Rientro Dolce, Luca Pardi, che se non sbaglio, il presidente del comitato scientifico, qualcosa del genere, dell'associazione Sì, Rientro Dolce. io Peraltro, sono il Luca Pardi presidente. è anche, se non sbaglio, ricercatore del CNR. Quindi, insomma, Sono ricercatore del CNR, sì. perfetto. Quindi, insomma, Sono addentro la materia ricercatore del scientifica. CNR e sono Vai, vai, anche parti, vai, presidente Luca, vai. dell'associazione. E sono anche presidente della sezione italiana dell'Associazione per lo studio del piccolo del petrolio, che è stata un po' un'associazione che, diciamo, dal punto di vista dei dati tecnici e scientifici, ha dato un grosso input anche a Rientro Dolce. Io sono stato anche responsabile politico, cioè sono stato segretario di Rientro Dolce per diversi anni e poi niente, ho lasciato la mano anche perché forse non sono un animale politico così bravo come Stefano Bilotti e volentieri, insomma, gli ho lasciato la mano perché sicuramente è stato in grado di coinvolgere molto di più i compagni radicali che non, di quanto non ero stato in grado io. Scusate, parlo un pochino con la voce bassa perché c'ho mal di gola. Sì, Rientro Dolce è un'associazione che ormai è vicina a compiere 10 anni. È nata su un aspetto centrale della questione ambientale, cioè quello della popolazione. E probabilmente quelli che ci stanno ascoltando sanno che è una locuzione inventata da Pannella, quella del rientro dolce, quando parlò di rientro dolce della popolazione a 2 miliardi di individui. Questo è stato l'origine di una ispirazione per noi e di un infinito numero di cattivi intendimenti del termine da parte di tante persone, a volte non so nemmeno se in buona fede, ma insomma, perché l'abbiamo spiegato miliardi di volte. Nessuno ha mai detto, nemmeno Pannella lo disse a suo tempo, che si doveva arrivare, che avevamo, diciamo, un obiettivo temporale per raggiungere questi 2 miliardi di individui. Indubbiamente Pannella, con una certa, con quella intuizione fervida che ha, non so da quale ispirazione avesse tratto questo numero, però effettivamente se uno fa le stime della capacità di carico di questo pianeta, in assenza di certe caratteristiche, quindi per esempio in assenza di un flusso continuo di energia come è stato quello delle fossili, per 2 secoli e mezzo, in assenza di questo, molto più di 2 miliardi di persone questo pianeta non può reggere. E questo quindi è quello che noi ci poniamo. Quindi, siccome il flusso di energia non è interrotto, ma è semplicemente si sta, diciamo, assottigliando, speriamo di avere il tempo per raggiungere questo obiettivo in modo non cruento. Ecco, questa è l'idea del rientro dolce, dolce nel senso, è il contrario di amaro. Insomma, invece di un collasso della società, della civiltà come la conosciamo, un collasso, diciamo, che potremmo considerare una specie di caduta dell'impero romano di carattere globale, possiamo pensare invece a un possibile percorso dell'uomo, della nostra civiltà, attraverso un percorso, diciamo, in cui si governa un rientro dell'umanità nell'alveo della sostenibilità ecologica.
Io preferisco parlare di sostenibilità ecologica piuttosto che ambientale. Il termine ambiente mi irrita un pochino, e quindi preferisco parlare di ecologia, perché Luca, l'ecologia è una scienza. Volevo appunto darti questa possibilità di introdurre un pochino la mission di rientro dolce. E poi appunto ovviamente lungi ovviamente dal pensare che rientro dolce potesse essere, diciamo, una mission di tipo liberticida alla cinese per proibire la procreazione, la moltiplicazione degli esseri umani, ma ovviamente è un discorso anche di consapevolezza, di sostenibilità che fa l'associazione. E ovviamente, essendo appunto il partita tutto quanto dal questo eccesso antropico che il nostro pianeta sopporta, necessariamente, perché poi anche qui ci sono state delle volte qualche piccolo fraintendimento o critica, io ritengo che sia logico che, partendo dall'eccesso antropico, poi dopo ovviamente si sviluppi il dibattito, il discorso e quindi anche la proposta su temi che sono l'economia, la sostenibilità da un punto di vista ambientale, la pianificazione sull'utilizzo del territorio, ma anche l'alimentazione. Quindi, insomma, è una serie di argomenti su cui vi state in qualche modo articolando anche con, ho visto, ho saputo, nuovi, diciamo, contributi dal punto di vista politico, di nuovi, insomma, iscritti. Sì, senz'altro. L'associazione, diciamo, per forza di cose si è dovuta muovere dal semplice aspetto demografico a tutti gli aspetti che caratterizzano, diciamo, un'associazione che si occupa essenzialmente di ecologia umana. Questa è una necessità. Noi stiamo osservando, dal nostro punto di vista, quello che sta succedendo è che noi stiamo osservando una crisi, che è una crisi che ha diverse componenti: una componente appunto ecologica, una componente economica, una componente che riguarda la società, una componente che riguarda la finanza. Ciascuna di queste componenti ha tempi di risposta diversi, perché naturalmente gli aspetti ecologici sono legati al mondo fisico, hanno tempi di risposta molto lunghi generalmente. Quindi, per esempio, i cambiamenti climatici sono cambiamenti che si misurano nei tempi ormai dei decenni, anche se, diciamo, dal punto di vista generale si misurano nei millenni anche. Comunque, per quanto riguarda i cambiamenti climatici indotti dall'uomo, si misurano ormai nei tempi dei decenni. Il consumo delle risorse naturali si misura ormai nei tempi anche questo dei decenni, ma in questo caso specifico, siccome siamo in una fase di sviluppo molto rapido, è una questione di anni ormai, in cui vengono a mancare via via, o vengono a mancare, o comunque si rarefanno diverse risorse in maniera sensibile. La risposta economica a questi effetti ha tempi ancora più brevi, e naturalmente i tempi della crisi finanziaria sono rapidissimi. Però quello che noi pensiamo e sosteniamo, pur non avendo diciamo ancora dei dati empirici che legano in maniera incontrovertibile tutte queste componenti, il nostro punto di vista è che queste componenti siano legate, e ci muoviamo in questo panorama. Ecco. Quindi diciamo che quando sentiamo parlare di crisi economica, a noi non ci riesce di pensare che questa crisi economica possa essere indipendente, e si possa rientrare da questa crisi economica indipendentemente da quello che sta succedendo alla biosfera, all'atmosfera, all'idrosfera, cioè a tutto quello che caratterizza il pianeta. Ecco. Ho capito. Senti, Luca, volevo anche per correttezza, per far sapere ai nostri video web ascoltatori che Rientro Dolce, insomma, di recente, poco più di un mese fa, ha fatto il suo congresso. Il suo congresso, che peraltro abbiamo mandato anche in diretta. Ecco, volevo sapere da te, insomma, mi sembra che non ci sia stata una
possibilità di sentirvi dopo il congresso. Come ti sembra sia andato, come ti sembra che siano stati, diciamo, gli apporti di tipo politico, insomma, che degli interventi, insomma, gli ospiti e coloro che sono i relatori vari, insomma? Sì, io sfortunatamente sono la persona meno indicata, perché non ero presente al congresso per motivi miei di lavoro. Quel fine settimana mi colpì un problema improvviso e dovetti occuparmi di questo per motivi di lavoro. Feci un intervento via Skype, per l'appunto, poi l'ho riascoltato, lo seguì in parte anche da Liberi TV. Io ebbe un'impressione molto buona, sia dal punto di vista dei contributi che ci furono, sia dal punto di vista degli esiti. Il fatto che Sergio D'Elia sia diventato il presidente del partito ha un significato per noi molto, molto importante, insomma, significa che un dirigente storico della Galassia Radicale, noto per la sua militanza sulla questione della pena di morte e dei diritti dei carcerati, però che si era speso anche con interventi molto, molto, molto convincenti sulla questione della crescita, dei limiti dello sviluppo e della decrescita. Un dirigente di questo tipo, che prende la responsabilità di diciamo, rappresentare al più alto livello l'associazione, è stato sicuramente un risultato straordinario. Ecco, questo lo si deve interamente alla capacità di coinvolgimento che ha Stefano Bilotti e quelli che l'hanno appoggiato l'anno passato, cioè quello che era il presidente Guido Ferretti e il tesoriere che era Edoardo Quacquini, che era un toscano come me, però meno cattivo di me. E invece quelli nuovi sono appunto Stefano Bilotti è rimasto segretario, Quacquini è stato sostituito da Daniele Carcea, un altro toscano, per di più livornese, quindi insomma ci bisogna andarci con i piedi di piombo, e appunto il presidente è diventato Sergio D'Elia, e questo è stato sicuramente una manifestazione anche di interesse da parte della dirigenza radicale, insomma, di Via Torre Argentina, di un'associazione che è comunque a sede in Via Torre Argentina. Ho capito. Senti, ti voglio fare altre due domande, insomma, che finisca il tempo a nostra disposizione. L'una, diciamo, è di ovviamente politica organizzativa, poi anche l'altra effettivamente politica, e io leggo e sono preso appunto dalla lettura della mozione, leggo nella mozione che appunto sta nella mozione che è intenzione di entro il prossimo congresso di entrare a far parte del partito radicale non violento transnazionale traspartito. Ecco, questa mossa, come fino adesso voi non avete fatto parte, come insomma aver intrapreso questo percorso è una, diciamo, da che cosa è motivato? Ma Gianni, questa è una cosa vecchia come rientro d'oggi, perché effettivamente periodicamente si è manifestato questo bisogno, perché effettivamente occuparsi di anche, diciamo, partendo dalla mission primaria di rientro, cioè che era la questione demografica, occuparsi della questione demografica in Italia o in Europa è abbastanza limitato. Gli aspetti più importanti della crescita della popolazione sono collocati altrove, insomma, non sono qui. Ecco, qui abbiamo soltanto dei problemi di immigrazione che fanno parte del problema demografico, perché qualsiasi demografo sa che il problema è l'aumento della popolazione locale dovuta alla natalità, alla mortalità e alla migrazione, però il problema sostanziale dell'aumento assoluto della popolazione è legato
all'aumento della popolazione nei paesi in via di sviluppo, nei paesi del terzo mondo. Questo è, fra l'altro, questa storia dei paesi del terzo mondo ormai non si dice più, sono tutti in via di sviluppo e comunque con maggiore e minore successo, e quindi io riuso sempre questo termine un pochino ormai diventato antiquato, ed è lì che la popolazione aumenta. Insomma, la popolazione aumenta in Nigeria, aumenta in India, aumenta quindi nell'Africa subsahariana, nel sud-est asiatico, nel subcontinente indiano, e aumenta anche nell'America Latina, anche se a tassi inferiori. Quindi è chiaro che il problema della presa di coscienza del limite di una popolazione umana è una cosa che è un argomento tipicamente del Partito Transnazionale. Ma questo si lega essenzialmente a un altro fatto fondamentale, che non si tratta soltanto di vedere la cosa da un punto di vista strettamente malthusiano. Il problema è un problema di diritti. Noi sappiamo che nel mondo oggi ci sono qualche cosa come 70 milioni, dico bene? Sì, 70 milioni di gravidanze non indesiderate, e la popolazione aumenta di 70, 75, 80 milioni di persone all'anno. Quindi se noi riuscissimo, dando la forza alle donne, come è successo con l'azione contro le mutilazioni genitali femminili, a dare la forza alle donne perché potessero regolare secondo i loro desideri la loro fertilità, penso che si farebbe un grosso passo avanti nel senso della riduzione del tasso di natalità, e questo va naturalmente anche di pari passo con diciamo garantire quel minimo di benessere che è necessario per vivere, diciamo, senza avere tutti i giorni paura di morire di fame. Quindi sconfiggendo sia la miseria che la mancanza di diritti delle donne, che sanno benissimo in tutto il mondo ormai, non è che si può pensare che ci siano posti dove non sanno che esistono i metodi anticoncezionali. Dappertutto in tutto il mondo si sa che esistono i metodi anticoncezionali, e non si vede perché una tecnologia così semplice, perché è una tecnologia estremamente semplice, non debba essere alla portata di tutti. Ecco. Allora, Luca, e questo volevo dire, ancora. Questo è chiaramente, dimmi. Scusa se ti interrompo, ma questo è chiaramente un soggetto transnazionale. È un soggetto che si adatta benissimo alla politica del partito transnazionale, del partito radicale transnazionale. Certo, capisco benissimo che sono tematiche che non possono essere mortificate dai confini. È ovvio, insomma, è una cosa abbastanza va da sé. Io l'avevo intuito, però volevo che tu bene lo esplicitassi per i nostri video web ascoltatori. Leggo sulla vostra, sempre sulla vostra mozione, che peraltro spicca in una splendida sintesi e chiarezza, cosa che è difficile trovare, che fate riferimento di valutare proposte, sto leggendo proprio testualmente, quindi si impegnano gli organi dirigenti a valutare, tra le altre cose, varie proposte di contenimento dei consumi di risorse naturali non rinnovabili, tra cui quella del gruppo interparlamentare inglese relativa alle tradable energy quotas. Adesso in inglese fa pena, però spero di aver in qualche modo averti fatto capire di che sto parlando. Sì. Ecco, ci spieghi questo concetto, che è di lingua anglosassone e di, mi pare di aver capito, provenienza anglosassone. Sì, Tradable Energy Quotas è un'iniziativa, fra l'altro, parlamentare, che si è sviluppata nel Regno Unito grazie all'azione di politici che erano di area, noi si dice aspista, insomma, dell'Associazione dello Studio del Piccolo Petrolio, Association for the Study of Peak Oil, cioè persone che sono
che sono coscienti del fatto che abbiamo superato il picco di produzione massima del petrolio convenzionale, che è il petrolio che ha alimentato il sistema economico, la nostra società per l'ultimo secolo, essenzialmente dai primi del Novecento fino ad oggi, ma con una grandissima accelerazione nel secondo dopoguerra. E essendo cosciente di questa cosa, ed essendo cosciente altresì del fatto che le misure che si fanno oggi e che si, diciamo, in un certo senso si propagandano da parte delle grandi agenzie come l'Agenzia Internazionale per l'Energia, che rappresentano sempre la produzione di idrocarburi come produzione di volumi e non riportandola all'energia intrinseca che questa contiene, si fa essenzialmente un'operazione falsa. E dico questo perché è evidente che quando uno dice che abbiamo superato nel 2005-2006 il picco del petrolio convenzionale, noi abbiamo superato quello che si diceva alla fine degli anni 90, cioè abbiamo finito, abbiamo cominciato a esaurire, abbiamo superato il picco del petrolio a buon mercato. Tutto il petrolio che estraiamo adesso è un petrolio che costa molto di più e che contiene meno energia, quindi noi non dovremmo rappresentare il numero di barili che produciamo tutti i giorni, ma dovremmo rappresentare la quantità di energia che questi barili contengono. E se facessimo questo, cosa che noi non possiamo fare perché non abbiamo i dati della completi come li ha per esempio l'IEA, l'International Energy Agency, potrebbero benissimo farlo loro, dovrebbero farlo per fare un servizio ai governi, essendo loro un'agenzia governativa. Questo loro non lo fanno, e le persone che sono coscienti di questo sanno benissimo che si sta andando incontro a un crash, a un problema molto serio, anche e nonostante gli scisti, le sabbie bituminose, nonostante tutto questo. Perché? Perché la crisi economica, la crisi energetica in questo momento è una crisi di combustibili, è un problema di combustibili liquidi. Non c'è un altro modo in cui si manda avanti un sistema di trasporti. Per questo nascono le Tradable Energy Quotas, perché sono essenzialmente un modo di diciamo porre un tetto ai consumi energetici in maniera democratica, diciamo, perché io ne consumo pochi, io consumo poca energia, io scelgo di andare, come faccio, vado a piedi alla stazione, piglio il treno, poi c'ho la bicicletta e uso la macchina una volta alla settimana, e io mi prendo le quote di energia che ho e le vendo a qualcuno che ne ha bisogno. Okay, è un sistema, quindi insomma una pianificazione a lungo sì, ampio respiro. Sì, però non è una pianificazione centralizzata, ma è un dare libertà ai cittadini di fare una scelta se consumare o non consumare l'energia che hanno. Quando l'hanno consumata tutta, devono andare a cercare a quelli che ne consumano di meno. Essenzialmente è un sistema di questo tipo. Che io credo che ora questo non l'ho seguito più, ma credo che il Parlamento inglese l'abbia preso, del Regno Unito l'ha preso in considerazione, ha detto che è una cosa interessante, che per il momento non, quasi ora mi sembra che abbiano detto tipo non ce n'è bisogno, non è questo il momento, però è una cosa che andrà considerata. Era pensata molto bene, ora ci sono varie tecnicalità che andrebbero approfondite. Comunque essenzialmente nasce dalla coscienza del fatto che stiamo andando incontro a un problema di penuria di combustibili liquidi. Il fatto che in questo momento da diverse parti si dica che questo non è vero perché siamo pieni di petrolio, siamo pieni di petrolio che non è quello di 10 anni fa. Questo è talmente vero che anche quando casca il prezzo del petrolio non va quasi mai, e non è mai andato credo al di sotto dei 30 euro, cioè di 3 volte o una volta e mezzo di quanto costava 10 anni fa o 12 anni fa ormai, perché si sta parlando del 2000. Oggi il petrolio
il barile costa sempre 80, 100, 100 dollari. E questo è un dato di fatto che sta a dimostrare che effettivamente abbiamo superato il picco del petrolio a buon mercato. È la fine del petrolio a buon mercato, quello che diceva Colin Campbell nel 1998 insieme alla RR, dicevano esattamente questo: il picco del petrolio non è altro che la fine del petrolio a buon mercato. Finito questo, bisognerà avvenire a degli accordi tali per cui in un certo senso è una forma di razionamento non centralizzato, quindi non a caso nasce nel Regno Unito, insomma. Non è nato in Venezuela, capito? Non è nato in, certo. Nemmeno in Germania, è nato nel Regno Unito, dove la gente pensa che i rapporti possano essere, questo tipo di rapporti qui possano essere tenuti anche dagli individui, insomma, con un regolamento sul quale ci si conviene tutti, ecco. Ok Luca, io ti ringrazio per queste, per quanto mi riguarda, addotte considerazioni, perché insomma sono abbastanza ignorante in materia. A questo punto niente, io ricordo che avremo appunto questa rubrica Spazio Rientro Dolce, che organizzerà l'associazione Rientro Dolce con ospiti e così via. Vi do appuntamento, cercheremo appunto di avere un certo preavviso per pubblicizzarla ogni volta in modo adeguato. Vi ringrazio ancora, ringrazio Luca Pardi della partecipazione, vi ringrazio a voi che ci avete seguito, vi do appuntamento allo spazio curato da Giancarlo Calciolari. Continuate a seguire le trasmissioni di Liberi.tv. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie.